Inspector la presenta Valerio Barbera, Chief Technology Officer. Buonasera a tutti, io sono un ingegnere del software e in tutti i team di sviluppo in cui ho lavorato negli ultimi 10 anni, lo strumento più comune utilizzato per essere informati se i software a cui stiamo lavorando stanno funzionando correttamente oppure no, è lui. La telefonata del cliente arrabbiato perché il software non funziona. Vi racconto ovviamente di questo scenario perché l'ho vissuto sulla mia pelle tutti i giorni negli ultimi anni in cui ho lavorato come consulente per la progettazione e lo sviluppo di piattaforme software per gran parte delle corporation che lavorano in tecnologia in Italia, PMI di tutte le dimensioni, Italia e Francia, pubbliche amministrazioni, eccetera. E la chiamata del cliente arrabbiato perché i software non funzionano davvero è stata sempre una costante comune. Quali sono le vere conseguenze del ricevere una chiamata direttamente dal cliente perché i software non funzionano? Innanzitutto, il team di lavoro deve interrompere qualunque tipo di operazione in corso perché la telefonata, l'alert del cliente che i software non stanno funzionando ha la priorità assoluta su qualunque tipo di task che è in corso di lavorazione. Dopodiché parte il timer, cioè è necessario ore o giorni di lavoro semplicemente per identificare il problema, quindi capire cosa, perché e quando è andato in errore, altro tempo, altre ore o altri giorni di lavoro per identificare la soluzione, svilupparla e rilasciarla al cliente finale. E nel frattempo lui è lì che chiama dalle altre cose con due telefoni. Ovviamente nell'IT tutto si sistema, i problemi tendono a essere risolti, ma senza anticorpi per essere resilienti di fronte a questo continuo ripetersi di disservizi, la conseguenza finale e il rischio più grande è quello che il cliente poi lo perde da te. Come si fa a evitare questo scenario? Fornendo al team di sviluppo una dashboard che in meno di un minuto riesca a fornire aiuto agli sviluppatori per identificare problemi e malfunzionamenti all'interno dei software prima che se ne accorgano i clienti finali degli stessi. Vi ringrazio. No, sono nella mia esperienza personale come ingegnere. Sì. I nostri contattori sono sparsi da Taiwan, Olanda, Svizzera, Stati Uniti. Sono fondamentalmente società di delivery del software.